Cristiano Vignani per la notizia.net in compagnia di Massi Boscarol, Massimiliano Boscarol, intellettuale di Rom dei Legionari, oggi premiato in occasione della 105esima edizione dell'anniversario dell'impresa di Fiume, con un premio, il premio D'Annunziano per la promozione della cultura di D'Annunziana e per la promozione del territorio. Come ti senti da ronchese? Come ti senti da persona che ha sempre creduto nello sviluppo turistico di Ronchi con il nome di Gabriele D'Annunzio? Allora, per prima cosa è un grandissimo onore per me ricevere questo premio e credo di essere il primo ronchese a ricevere un premio inerente ad Annunzio del dopoguerra. Pensate quanti anni sono passati. Credo da sempre nello sviluppo e nella promozione del turismo in chiave culturale sulla figura di Gabriele D'Annunzio. Di esempi ne abbiamo tantissimi, noi qui vicino abbiamo il Sacrario del Re di Puglia, abbiamo i monti dove si è combattuta la prima guerra mondiale. Bisogna assolutamente cambiare marcia, bisogna buttare via le ideologie del passato, la demagogia che c'è una certa parte politica continua a propinare cercando fantasmi di 100 anni fa per non affrontare problemi odierni, e utilizzare la figura di D'Annunzio per rilanciare Ronchi dei Legionari una buona volta. Il prossimo anno Ronchi dei Legionari compie 100 anni, c'è già l'interesse della regione, lo sottolineo, per fare una bella mostra nell'aeroporto in chiave d'Annunziana con delle fotografie magari relative alla marcia. Per Ronchi dei Legionari presente.